Bentrovati a tutti, protagonista di questo appuntamento con Centro Anch'io è il quartiere Chiusure. Con i suoi quasi 11.000 abitanti, il quartiere Chiusure è il più popoloso della zona ovest. Il nome Chiusure richiama le antiche recinzioni dei campi limitrofi alla città. Tre ponti lo collegano alla città, tra cui il più antico Ponte Crotte, accanto alle ex fornaci che danno identità al quartiere. Tre le parrocchie presenti nell'unità pastorale dedicata a padre Giulio Bevilacqua, figura che segnò il territorio in modo significativo. Le prime abitazioni negli anni 40 volevano fornire rapide risposte al bisogno di case. I 32 alloggi ricavati furono però consegnati ai connazionali richiamati dalla Francia, da qui il nome di Case dei Francesi. Nel quartiere ci sono numerose associazioni e tutti i servizi necessari: un centro sportivo, un ospedale, un teatro, una nuovissima biblioteca, l'anagrafe, il servizio sociale e il consultorio. Probabilmente questa l'avete già sentita, insomma è anche abbastanza colorita. I Coyo dei Ca e i Solz dei Poarez e i Prinche Sete. Andiamo proprio nel cuore di Firenze. Siamo in Piazza della Signoria, beh non c'è bisogno di presentazione, ve ne siete accorti pure voi. E siamo in compagnia di Angelo, Tiziana e queste splendide creature. E voi siete fiorentini, toscani? Fiorentini doc, veramente doc, sì sì, da Torino. Il fiorentino della Baia Cauda. Allora qua c'è l'interrogazione, cara Tiziana, vai, non è facilissimo, eh. E questa in realtà c'è una... Vabbè, c'è un termine un po' volgarotto, questo effettivamente, però... Così, diciamo, loro non dovrebbero sentire. I Coyo. I Coyo de Ca e Sol de Porach, j'ai prin que set. Non è j'ai, ma ye. J'ai prin que set. Quindi, dei cani, ecco, i gioiellini dei cani e i soldi dei poveretti sono i primi? Che sì. Che se ne va, che si vede, le prime cose che si vedono. Le prime cose che si vedono, è così secondo te che chi ha due palanchine, due soldi, cerca un po' di... Bah. Per me sì. Sì. Sì, sì, siamo proprio legati all'ostentamento, quindi secondo me è vero. Un'altra bella famigliola qui a Firenze, proprio sotto Palazzo Vecchio, guardate qui. Luigi e ti chiami? Kim. Benissimo, con i pargoli. Di dove siete voi? Rovereto, Trento. Ah, provincia di Trento, anche voi qui, insomma, a farvi una vacanzina. Sì, sì, un salto veloce. Legga qui, qui. Cia e i cholc dei porcec, e i prim che set. Mamma mia. Ma che è giapponese, che è? Sì, sì. Che lingua parla voi? Non lo so. Ce la faremo prima o poi. Che Bresciano avrà capito forse, no? Okay. Non penso, non penso. Vediamo a Nicolas se ce la fa. Ce la può fare Nicolas. Nicolas. Vai Nicolas, provaci tu. I Coyo de Ca e il Solch dei Poarec, j'ai prim che set. Nicolas, fenomeno. Ha sbagliato solo una cosetta, un je che non è un je ma è un nie. Yeah, ma yeah. Per il resto è stato bravissimo. Allora, la spieghiamo. I gioielli del cane. Ah, del cane. Sì, o anche di Nettuno qua dietro. E i soldi dei poveracci sono i primi che si vedono. Ah, bene, sì, questo, sì. Come dire che chi ha due palanchine, insomma, ti fa vedere che ce le hai. Tu invece. Insomma, un insegnamento simpatico anche oggi. Grazie a voi, buon proseguimento a tutti. Qui da Firenze, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria è tutto.